Ed eccoci a provare MotoGP 21 con Pecco Bagnaia come pilota, Ducati ufficiale. Cosa dire, questo gioco è veramente veramente meraviglioso, non posso dire altro. Alla fine abbiamo di 4 giochi, uno meglio dell'altro, sono sincero. Ce n'è per tutti i gusti, forse questo mette d'accordo tutti MotoGP 21, perché il bello della gara, comunque le battaglie e tanta roba. E speriamo che questo sia un bel video per dimostrare tutto ciò. 144 fps stabili durante la gara al massimo dettaglio, non so più che dire, insomma, cosa c'è più fluido di così? Magari TTI Love of Man è più veloce, sì, per carità, un po' più arcade, super tecnico è Rims Racing, miliardo di moto per Ride 4, ma la bellezza della gara che ti sa dare MotoGP è dura da replicare, quindi oltre a avere anche questo una grafica e una fluidità impressionante. E vediamo, dai, vediamo cosa succede. Parto, mi sembra, decimo. Partiamo con la frizione manuale. Dentro Pecco sulla Kagami, è stato un incidente tra l'altro di Bastianini, però purtroppo. Cava furibonda e Pecco. Poi un'altra. Demoniato Pecco Bagnaia. Ora è ottavo. Un'altra staccata. Suppone Espargaró. Però rimane, poi lo risupera. Dentro Pecco, meraviglioso Pecco Bagnaia, mamma mia, scatenato, ripassa però pure Espargaró, attenzione, e poi ripassa Pecco,
va un po' largo qui, Pecco, larghissimo. Vai Peccone, tentare l'impresa. Sta provando qualcosa di incredibile dopo una caduta, per quanto lieve, però sempre una caduta. È risalito subito in moto, sta tentando qualcosa di inenarrabile. Non so se ce la farà. Folle del Pecco. Fa fuori. Chi era? Tanto avvertimento a Pecco Bagnaia per il taglio della curva per spostare. Tanto qui dentro su Valentino e
resiste. Esagera Pecco. Il tentativo di recuperare e superare Valentino, che quanti amici sembrano assurdo che sia. Dentro Bagnaia. Altro taglio di curva un po' fiscali, non ecco, ho guadagnato chissà cosa. Occhio al morbido lì davanti. Staccata di Pecco Bagnaia. Il motore Ducati fa da padrone. Pecco è ancora qua. Si staranno domandando quei tre lì davanti. Ma come può essere ancora lui? E invece. Mancano 5 giri al termine. Ho optato per farlo un pochino più corto, diciamo circa la metà rispetto alla realtà, che erano 23 giri, ho scelti 12, così si riesce a fare un video con una lunghezza onesta. Ho fatto questo circuito tante volte per cercare di impararlo, ancora non è che proprio tiro a sbagliare qualche curva, però siamo comunque a ridosso dei primi tre. Il grande Pecco Bagnaia, Mir Quartararo Rins, poi Pecco. Ma ne ha Pecco, ne ha! Mamma mia, la staccata pazzesca di Bagnaia che la tiene, incredibile! Thank you.
Adesso motore Ducati al massimo. Che dire, Pecco Bagnaia. Ripartito dalla terra. Era troppo per stare Ducati, per stare così indietro. Si era visto già dal warm up. Ottimo passo quello di Pecco. Una piccola scivolata non ha compromesso un gran premio. Si è ritirato su subito. No, attenzione, mamma mia, qui rischia grosso. Perché se parlo non mi concentro, fa sempre. Due cose insieme non riesco a farle. Andando bene queste curve, Pecco. Perché c'è un altro avvertimento per Pecco per taglio di curva. Se raggiunge la quota massima di 5 c'è il giro da passare ai box, quindi sarebbe una beffa incredibile. Dobbiamo stare più attenti, dopo la caduta adesso. Aver rimesso in piedi un gran premio sarebbe veramente folle perderlo per una disattenzione, una sciocchezza del genere.
c'è un bel margine dal secondo. Sei secondi addirittura. Pensate quanto ne aveva Pecco e la sua Ducati. L'ultimo giro, 10 secondi di vantaggio per Pecco Bagnaia, impressionante, in solitaria, dopo una scivolata. Si è rimesso in pista, ne aveva troppa, veramente troppa la sua Ducati, per non portarla alla vittoria. Curve per Pecco, quanto è importante però trovare l'assetto. Se volete vincere, trovate l'assetto giusto, allora potrete vincere, se no saranno cadute su cadute, sconfitte su sconfitte, e dovete farlo per ogni moto, per ogni pilota, perché non è che usate un assetto per tutte le moto. Preparatevi a lavorare solo. La inizia a impennare Pecco. Ed eccolo Pecco che va a vincere. Bagnaia c'è. Grande, sì. Mentre i piloti della MotoGP completano il giro d'onore e rientrano al parco chiuso, Pecco Bagnaia insieme la classifica finale della gara di oggi. Sarebbe bello anche mettere replay. Va veloce, veloce, dai. Così, come random. Allora, sì, anche questo qui di base, dai, guarda. Vediamo un po', un pezzettino, poi chiudiamo.
7 ore. Vabbè, chiudiamo qui con la vittoria di Pecco Bagnaia. È un gioco meraviglioso, un MotoGP 21 assolutamente da prendere tutta la vita, e o al limite aspettate il 22, che di solito esce a marzo, mi pare, il MotoGP gioco ufficiale. Vediamo, in questo momento siamo a metà settembre, però è veramente un capolavoro. Alla prossima, ciao.